E dunque, mentre a Roma prosegue la trattativa per la formazione del governo, esplode lo scontro. Da una parte Bruxelles, dall'altra Salvini e Di Maio. In mattinata vari commissari europei sono intervenuti per chiedere al futuro governo di non cambiare le politiche su conti pubblici e immigrati. Durissima la reazione dei leader della Lega e dei 5 Stelle, ma andiamo con ordine e cominciamo con Maria Grazia. Grazie Fiorani. Gli occhi puntati sul nostro paese, dicendo di non voler intervenire ma lanciando comunque messaggi chiari. L'Europa fa sentire la sua voce su alcuni dei temi al centro del contratto di governo in via di definizione in queste ore. Debito, conti pubblici e non ultimo il nodo dei migranti. Le regole si applicano a tutti gli Stati membri e non ho segnali che la Commissione concederà eccezioni. Così oggi il vicepresidente Katainen risponde ad una domanda sui piani per i conti pubblici del possibile nuovo governo Lega 5 Stelle. E chiarisce ancora, non vedo segnali che altri paesi vogliano cambiare le regole o fare eccezioni per qualcuno. Parole che fanno eco a quelle dell'altro vicepresidente della Commissione, Dombrovskis. Poche ore prima è lui a dare l'altolà all'Italia, mettendola in guardia dai rischi a cui potrebbe andare incontro se non osservasse politiche di bilancio prudenti. L'approccio di Bruxelles non cambierà, indipendentemente da chi sarà la guida del governo, dice in mattinata in un dibattito. L'Italia deve mantenere la rotta attuale, riducendo gradualmente il deficit e il debito. Debito che proprio oggi è tornato a salire oltre 2.300 miliardi, secondo Banca Italia. E un primo giudizio sull'andamento dei nostri conti pubblici intanto è atteso per la prossima settimana. Altro fronte caldo, quello dei migranti, e qui sempre oggi ad intervenire è il commissario Avramopoulos, che ribadisce la necessità di chiudere l'accordo sulla riforma di Dublino entro giugno, ma soprattutto invita il nuovo governo italiano a non cambiare la linea politica sull'immigrazione. E lo dicevamo, i richiami all'Italia provocano la reazione